Assalamu alaikum wa rahmatullah. Cari fratelli e sorelle, mi rivolgo in particolare alla comunità islamica di Lecce e anche nel Salento perché dovrei comunicarvi quello che consegue del decreto ministeriale che c'è stato ieri. Ovviamente noi come comunità facciamo parte di una società che cerca, come tutto il mondo, di combattere la diffusione dell'epidemia del coronavirus. È una delle misure che sono state prese dal governo è l'interruzione degli eventi pubblici dove le persone si raggruppano insieme e c'è un rischio elevato di contagio. Fa parte di questi incontri anche la preghiera congregazionale del venerdì, quindi Salatul Jumu'ah, lo sapevamo, già interrotta in alcune moschee del nord Italia. Finché la Puglia era preservata, abbiamo continuato a pregare fino al venerdì scorso. Purtroppo ieri è venuto il decreto che tocca tutta la nazione e ne facciamo parte, e anche perché sappiamo che anche l'obbedienza e seguire gli ordini di quelli che sono i nostri sovrani, il governo in questo caso, fa parte anche della fede del credente. E oltre a questo è compito del governo, del sovrano, assicurarsi della maslaha, del beneficio di tutti, del bene comune. E fa parte del bene comune preservare tutti noi dalla diffusione dell'epidemia del coronavirus, dato che durante la preghiera del venerdì non si possono garantire quelle distanze minime di sicurezza indicate dai scienziati, cioè una distanza di 1 metro tra una persona e l'altra, che non ci siano tante persone in un solo luogo e poi soprattutto chiuso come potrebbe essere la moschea il venerdì. Purtroppo domani non si potrà fare la preghiera del venerdì nella moschea di Lecce, Masjid Ghufran. A tutti di fare la preghiera del Dhuhr a casa propria. La moschea, sebbene durante la settimana è aperta, ma non si potrà fare la preghiera congregazionale del venerdì. È una cosa importante, avete visto in tantissimi paesi del mondo sono state emesse queste regole. Grandi sapienti, grandi mufti hanno già parlato di questo, dicendo che non è peccato per i musulmani non poter fare questa preghiera del venerdì insieme, che si poteva fare il Dhuhr. C'è una fatwa dell'Azhar, c'è una fatwa di altri enti di fatwa in merito alla preghiera del venerdì. La darara o la dirara, ha detto il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vuol dire non facciamo danno agli altri e non subiamo danni. Quindi è importante preservarci e seguire questo provvedimento, e che Dio accetti da tutti noi, ci protegga, protegga il nostro paese, tutte le persone nel mondo contro questa malattia, che sia una durata cortissima di questa interruzione, chiedendo all'Altissimo la sua misericordia, e saluto tutti voi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.